Ciao a tutti ragazzi, bentornati al vostro Jack. Questa volta, come potete vedere, siamo di nuovo qui su Fallout 4 per il nuovo DLC, ovvero Fur Harbor. Penso si dica così. Vabbè, comunque, il nuovo DLC, signori, che uscì da un bel po', però non lo potevo portare perché non avevo il controller della PlayStation 4. Perché per chi mi seguiva nelle live, eccetera, eccetera, già sapeva che mi si era rotto il controller. Quindi di conseguenza, eccolo, l'ho ricomprato. Quindi di conseguenza, signori, siamo di nuovo qui su Fallout. Possiamo ricominciare live e tutto quanto. Però comunque oggi andremo a vedere finalmente il nuovo DLC, ovvero Far Harbor. Far, quello comunque, tanto entrano in live quando ho scritto e non dovevano. Vabbè, comunque, signori, allora siamo finalmente di nuovo qui su Fallout. Dobbiamo cominciare il nuovo DLC. E quindi di conseguenza ci ha dato la missione, ovvero lontano da casa. Ascolta la radio dell'agenzia investigativa Valentine. Va bene, non è senza problemi, facciamo così. Abbiamo un nuovo caso, mi sembra piuttosto urgente. Aspetta. Ti aspetto in ufficio. Imposta ripetizione. Dobbiamo andare a parlare con Ellie. Qui è Ellie Perkins dell'agenzia. Sì, va bene, va bene, va bene. Quindi dobbiamo andare a Diamond City e dobbiamo andare a parlare con Ellie. Perfetto, andiamo a parlare con Ellie e vediamo cosa ci dice. Che eravate fuori, si è presentato un nuovo caso. Pronti a indossare il cappello da detective? Certo, dimmi. Dimmi di più. Neanche sono entrato. Il cliente è un pescatore e vive ai margini del Commonwealth. Si chiama Kenji Nakano. Il signor Nakano non ci ha dato molti dettagli. Ha detto che ti spiegherà tutto quando vi incontrerete. Secondo me, però, si tratta di una persona scomparsa. Quell'uomo aveva un'aria davvero preoccupata. Chi è questo? Cosa puoi dirmi di Kenji Nakano? Soltanto le mie impressioni. Era molto agitato e si vedeva che voleva fare tutto in fretta. Non riusciva a stare fermo. Sono un amico di Nick. Lui si ricorda sicuramente di me. Ho bisogno del suo aiuto. E poi è sparito. Mentre usciva ha detto anche un'altra cosa, ma no, non credo che fosse L'uomo importante. misterioso è tornato. No, che ne so, che ha detto? Avanti, Ellie. Dimmi tutto. Cosa hai sentito? No. Non Dai. ricordo niente di particolare. Non voglio sviare l'indagine ancora prima che parta. Non ci voglio credere, non me l'ha detto a me. Ci Vado. farò un salto. Grazie, Ellie. La residenza Nakano si trova a nord-est, vicino alla costa. Si tratta di una piccola attività dei pescatori. Ha detto che lui e sua moglie ti aspetteranno là. Quindi dobbiamo andare lì, raggiungere residenza Nakano. E io ci vado anche subito. Ci vediamo lì tra pochissimo. Ok, signori, eccoci. Siamo praticamente quasi arrivati più o meno. Praticamente dobbiamo andare, ora vi faccio vedere qua. Praticamente alla zona limitata della mappa, cioè proprio al limite possibile. Comunque ho spostato, come potete vedere, la webcam in alto a destra, perché vedete in alto a sinistra dice le scritte, eccetera. Non ci avevo fatto caso, quindi di conseguenza, così è più comodo, insomma, se dice qualcosa lo potete leggere senza problemi. Comunque siamo quasi arrivati e io non vedo l'ora di iniziare questo DLC che veramente dovrebbe promettere bene. Dovrebbe, così dicevano e tutto quanto. Comunque ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Oh, nuova zona. Una nuova zona. Nuova zona. Eh sì, dobbiamo uscire fuori dalla mappa. Vi rendete conto? Oddio, sì, culo di merda. Via, via, via. Cioè, stiamo uscendo dalla mappa praticamente. Figa sta cosa. Qui prima non ci potevamo venire, che io sappia. Tanto mi continua a scrivere in live, ma io ho scritto bene che non dovevano entrare perché non è una live. E vabbè, la uso soltanto per la webcam. Vabbè, comunque, allora dobbiamo andare qui. Siamo quasi arrivati. Intanto Ada sta facendo. Sì, Ada si chiamava, mi pare. Oddio, mi sono scordato il suo nome. Vabbè, sta facendo una strage comunque. E qui ci stanno un sacco di cose. Adesso però non mi voglio fermare per guardarle, perché voglio andare a vedere direttamente, insomma, la missione, perché mi interessa tipo tantissimo. E chi c'è qua? Nuova zona. Ed è pure bello. Tanto mi scrivono, ma non è colpa mia se sto facendo la live, mi Se serve non mi la rispondete, lo so che c'è webcam. qualcuno in ascolto. Dov'è? Dov'è mia figlia? Kenji, per favore, sono ore che ci provi. Basta, devi dormire un po'. Lei è là fuori, Neri. Qualcuno l'ha presa. Forse sono dei predoni o cosa? E tu chi saresti? Scusa, ma non ho tempo da perdere con i visitatori o le carovane o chiunque tu sia. Agenzia investigativa. Sono dell'agenzia investigativa Valentine. Hai chiesto aiuto? Oh, grazie al cielo. Devi metterti subito al lavoro. Come mai tu e Nick vi conoscete? Alcuni anni fa abbiamo affrontato insieme un caso. Era in cerca di un oggetto scomparso e aveva bisogno di una barca. Le cose sono finite male.
Una volta trovato quello che cercavamo, il cliente di Nick ci ha fregato. C'è ancora qualche pezzo di piombo nella mia barca. E siamo usciti. E ora mia figlia è scomparsa. E lui è l'unico detective che io conosco nel Commonwealth. Bene. Sono qui per aiutarti. Dimmi cosa è successo. È successo tutto per colpa di questa radio. Nostra figlia Kasumi adora riparare le cose. La radio era il suo ultimo progetto. Finché non è entrata in contatto con qualcuno che l'ha attirata da lui per rapirla. Bello. Forse se n'è andata di sua spontanea volontà. Non è più una bambina. Nostra figlia ha 19 anni. Sa come badare a se stessa. Forse se n'è andata per cercare la propria strada nella vita. No, ci avrebbe detto dove stava andando. Ci avrebbe detto qualcosa. So che mia figlia è in pericolo, lo sento. Voglio che torni a casa. Solo questo. Beh, la cerchiamo noi, qual è il problema? I soldi non li chiederò mai nella vita. La troverò, non ti preoccupare. Ah, grazie. La sua stanza è di sopra, se può aiutare. E se vuoi sapere altro su di lei, chiedi pure. Perfetto. Quindi, indaga presso la residenza Nakano. Fai altre domande a Kenji e Rei. Va bene. Tanto dobbiamo cercare. Innanzitutto, qual è la sua stanza però? Penso che sia questa. Almeno credo. Forse, non lo so. Vediamo, smoking non mi interessa. Questo qui mi serve. E chi c'è qua? Neri Kasumi, aggiornamento progetto radio. La portata di questo affare è pessima. Si sentono solo rumore e l'occasionale voce della macchina che ti parla. Dovrò potenziare la copertura di banda. Nella rimessa del nonno ci sono vari componenti elettronici. Ammeggiava con parecchia tecnologia di navigazione in nautica. Perciò mi aspetto di trovare qualcosa che possa migliorare la ricezione. Dove ho messo la mia chiave della cassaforte? Ok, c'è anche una cassaforte. Buona a sapersi. Dobbiamo cercare questa chiave. Progetti. Registro progetto. Sogni. Quando mi sveglio, annoto tutto quello che ricordo. Continuo a fare sempre lo stesso sogno. Sono in una stanza bianca con persone che parlano di me come se non ci fossi. Bello. O la mia presenza non importasse. Poi c'è questo, non so come dire, scatto. Sento come una scarica elettrica dietro la testa. Subito dopo, tutti si girano a guardarmi. Dio. Spero di non sognarlo di nuovo stanotte. Bella merda. Un bellissimo sogno. Molto bello. Sentiamo un pochino quest'altra cosa. E chi c'è qua? Registro progetto. Radio. Anzi no, radio funzionante. Finalmente riceverò qualche notizia dall'esterno. Il mio pseudonimo sarà... sì, ho deciso. Legge di Ohm. Dovrebbe confondere i tipi strani. Se poi qualcuno capirà il riferimento, beh... almeno avremo già qualcosa in comune. Perfetto. La lampada. Registro progetto. Lampada. Un filamento ed energia producono luce. No, davvero? A volte penso che i miei rompano tutte queste cose solo per tenermi impegnata. No, vabbè, se fosse veramente così sono veramente crudeli, eh. Comunque sto cercando questa cassaforte, ma il problema è che non la vedo. O l'ha nascosta bene, oppure in un'altra stanza, semplicemente, e io non la vedo. Vabbè, proviamo a parlare con loro. Qui possiamo uscire, immagino, eh sì. Vabbè, vediamo. Signor Nakano, hai qualche domanda su mia figlia? Parlami della sua radio. Parlami della radio che stava riparando. Ho cercato più volte di rimetterla in funzione, ma non c'è niente da fare. Pensavo volesse soltanto smontarla per ricavarci un tostapane o cose del genere, come fa di solito. Qualcuno si è messo in contatto con lei. E poi l'ha rapita. Solo un maledetto psicopatico può aver fatto una cosa simile. Sai dirmi qualcosa in più su Kasumi? Qualsiasi dettaglio può essere importante. Non so cos'altro dire, lei è la mia bambina. E non si rende conto di quanto sia... E la voce alla radio. Non dovevo permettere che suo nonno le insegnasse a riparare queste macchine. Andiamo a vedere alla rimessa. Suo nonno le ha insegnato a riparare la radio. Da quando ha imparato a camminare, sì. Suo nonno era bravo come macchina. Non è che è nonno. Kasumi ha preso da lui. Che ne so? Lui è mancato da poco. No, è morto, niente. Andava nelle rovine, a sud, in cerca di componenti. Gli dicevo di continuo che non aveva più l'età. Ora non ho altre domande. Vai in fretta, detective. Allora...
Vediamo un attimo questa rimessa di cui parlava Kasumi. Dov'è questa rimessa? Ah, eccola lì. È sicuramente quella lì giù. Quindi andiamo anche subito a vedere. Così almeno può essere che qui troviamo qualche indizio. Infatti, me lo dice pure da venirci. Vediamo, vediamo. Con calma. Tanto noi siamo dei detective, dobbiamo vedere tutto. Noi abbiamo il fiuto per queste cose. E è la prima volta che facciamo una cosa del genere. Oh, cornice. Questa terribile rappresentazione di un faro sembra quasi fuori luogo. Esamina. Trovi una chiave nascosta nella cornice. Chiave della cassaforte, lo sapevo che era lì dentro. Come lo sapevo? Se, vabbè, si sapeva che prima o poi la trovavamo, quello era sicuro. Ma il problema è dove cavolo è questa cassaforte? Sicuramente. Ah, eccola, niente, neanche l'ho detto. Perfetto. Che ci sta allora? Nastro adesivo. Ok, ho lo nastro finale di Kasumi. Registro progetto. Me stessa. Non avevo mai pensato davvero a chi o a cosa sono, ma... Dio, da dove comincio? La radio. Avevo ragione sulla sua portata. Ho captato un segnale forte. Un segnale forte proveniente da nord. Lassù vive un gruppo di persone. Dicono di essere sintetici. Esseri umani sintetici, creati dall'istituto. Vogliono creare una casa per quelli come loro, dove possano vivere in pace accanto agli esseri umani ed essere accettati per quello che sono. Sembra una cosa fantastica, ma poi hanno iniziato a chiedermi chi sono e mi hanno fatto alcune domande alle quali io non ho saputo rispondere. Voglio dire, mi sono sempre sentita strana, come se non dovessi essere qui. Poi ci sono tutte le cose che non mi ricordo della mia infanzia e i sogni bizzarri che ho fatto. Io voglio andarci. Voglio incontrare questi sintetici. Devo scoprire la verità su di me. E da Sono qui andiamo riuscita ad andare all'isola. verso nord, fino a una città di nome Far Harbor. Far Harbor, Da sì. lì Così sarò in grado di raggiungerli. scopriamo anche la nuova mappa, che sarebbe quella del Ministro delle DLC. indagini, hai scoperto qualcosa? Sì, Far Harbor. Forse so dove è andata Kasumi. In un posto chiamato Far Harbor. È andata così a nord? Questo spiegherebbe perché ha E preso un padre. dillo, Madonna C'è mia. tempo da perdere. Devi seguirla. E perché non l'ha Aspetta, detto? hai scoperto perché è scappata, detective? Con chi parlava? Che importanza ha? Conosco bene mia figlia. Avrà avuto una ragione ben precisa per andarsene senza dirci nulla. E se invece non volesse essere trovata? Ah, hai ragione. Detective, hai scoperto perché Kasumi è scappata di casa? Voleva parlare con dei sintetici, ecco Tua questo. figlia è entrata in contatto con un gruppo di sintetici. Crede di essere una di loro. Cosa? Ma è assurdo! Lei non è Che un trip. sintetico, è nostra figlia. L'abbiamo cresciuta, io l'ho messa al mondo. È fatta di carne e ossa, non di circuiti. Forse sono confusa, siamo sicuri? Siamo sicuri? Non lo so. Forse sono confusa. O forse lei veramente, tipo, l'hanno sostituita nel momento in cui loro non hanno guardato. Forse tua Boh. figlia è solo confusa. Non so. Una crisi d'identità? Oddio, almeno ci considera ancora i suoi E genitori. che ne È so? quello che temevo. Qualcuno sta plagiando mia figlia. Devi andare a Far Harbor. Prendi la mia barca al molo, ha un sistema di guida. Un ultimo dono di mio padre. Copre lunghe distanze. E mo ci vado. Cosa c'è sta lì giù? Cosa troverò laggiù, Kenji? Ho viaggiato fino a Far Harbor solo una volta, da ragazzo. Ricordo che mio padre voleva andarsene al più presto. Diceva che l'aria era cattiva. Point Lookout 2, la vendetta. Andrò fino in fondo. Mamma mia. Ah, grazie. So che non hai chiesto un compenso e non possiamo offrire molto, ma accetta questo. Insisto, per le spese, se non altro. Quanto mi dà? Vabbè, grazie mille, molto gentili. Questo qua ci posso interagire. Solo rumori di fondo. Vabbè, raggiungi Far Harbor. Palla del rifugio per sintetici con la confraternita. Palla del rifugio dei sintetici. Ah, fammi. Dov'era? Dov'era? Cos'era scritto? Aspetta, ci stava scritto: parla con. Ecco, parla del rifugio per sintetici con l'istituto o con la confraternita. Perché io ancora non ho finito il gioco perché l'ho ricominciato. Se vi ricordate che avevo detto che l'avrei ricominciato, poi mi si è buggato il gioco e quindi di conseguenza non posso fare la missione finale con la confraternita perché è scomparso il. Non
Come cavolo si chiama l'elicottero? Vabbè, comunque, insomma, quello. E quindi, conseguenza, il censore qui la me si è bloccata. E non posso fare più la missione con la confraternita. Vabbè, comunque, non ci parlerò adesso. Perché noi adesso andiamo a Far Harbor. Voglio proprio vedere. Loro la chiamano Far Harbor. Però credo che sia più inglese Far Harbor. Vabbè, comunque, non stiamo a guardare quello. Iniziamo con l'andare. Oh, ma. Guarda che. Ci fa vedere proprio tutto? Ci fa vedere. Ma vedi come cammina? Che figata! Guarda, guarda, guarda! Bobo Fieri che ci facciamo persino portare, c'avremo i big money! Cioè che figata, mo tipo voglio scendere, voglio scendere! Fatemi scendere, no, eh! Io zompo, io zompo. Ci sta un muro invisibile che ci permette di non scendere. Oh, caricamento. Vabbè, giusto l'animazione della barca è proprio una figata. Città di Four Harbor è costruita interamente su un molo costiero ai bordi dell'isola. Sì, sapevamo che era un'isola. Benvenuti a Four Harbor. Guarda che carino con la lagosta e tutto quanto. Che figata, non vedo l'ora di vedere st'isoletta. Sicuramente sarà fighissima, ma proprio sicuro. Ma sicuro, sicuro, sicuro. Dai, carica, voglio proprio vedere. Signori, benvenuti a Fall Harbor. Point Lookout 2, la vendetta. No, mi ricorda tantissimo Point Lookout. Come arrivi con la barca. Certo, non si vedeva proprio così perché lui sta, tu stavi fermo, arrivava la barca alla fine, come adesso per esempio. La partenza no, però comunque è sempre figo. Questa sicuramente non è forse la barca di Kasumi, perché è ancorata. A meno che ce n'è sta un'altra. O è la barca di Kasumi quella. Tanto quindi sta la zona nuova. Dicono che è grossa st'isola, eh. Vediamo un pochino. Ci sta già la mappa? Puttana la vacca. È molto grossa. Ma molto grossa. Porca miseria. C'hanno ragione. Ecco, un punto a favore, eh. La Bethesda si fa sempre riconoscere. Per questo la stimo tantissimo. Oh, Bonnie, oh. Oh, hai problemi, astronzo. Lontano da casa, sì. Vuoi problemi? Eh? Vuoi problemi? E invece? E invece? 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 Dai, Che ci fai qui a Far Harbor? Noi non abbiamo molti visitatori da queste parti. non ci servono altri parassiti né altri aiutanti. oh, Continental la stronzo, già messa sul sbatte una cazzo. pagnarola e sparisce. Ah, Alan, questo vaffanculo. porto non è tuo, appartiene a tutta la città e questo significa che gli stranieri sono Ecco, quindi benvenuti. zitto, accuccia. Scusa, stiamo attraversando un brutto momento. Immagino. Ma Alan ha ragione. Non tutti i visitatori hanno buone intenzioni. Allora, che ci fai qui? Vengo per put... No, no, scherzo. Allora, cerco Kasumi. Una ragazza del Commonwealth, nome Kasumi, potrebbe essere passata di qua. La sua famiglia mi ha chiesto di trovarla. Una specie di detective, eh? Beh, in effetti è passata di qua. Cosa? Che Merda, arriva la marinaia! è la marinaia? Scende qualcosa dalla nebbia! Tu, aiutaci a difendere la città e risponderò a tutte le tue domande. Cosa sta Prendi posto uscendo? in cima al muro vicino all'ingresso principale. Lo scafo non ci delude mai, e ora seguimi. Ti seguo, Attenzione, dimmi lascia lo tutto. scafo, non cadere di sotto. Se cadi, potremmo non riuscire a E salvarti. la Madonna! È così brutta st'isola. Allo Cosa scafo, sta uscendo? Mi sta muoviti mettendo qualcosa. paura. Sicura di aver visto qualcosa? Non è un'esercitazione. Cosa sta uscendo fuori? Oddio, mi stanno a passare i brividi, signori, eh no? Occhi aperti, tutti quanti. Aprite il cancello! Ho dei feriti qui con me. Marinaia? Non c'è tempo. Guardate la nebbia. Stanno arrivando. Ma cosa sono? Parlate, cazzo! Cazzo! Difendetevi! La Madonna, e Cerchi che è? altri posti, qua, qua, Cosa qua! sono? Gulper giovane, ma che cosa cazzo? Oh mio Dio, quanto sono brutti! Mio Dio! Poi cosa sono queste specie di lampioni? Proteggono la città, credo. Sono tipo ratti talpa geneticamente modificati. Vediamo un po', più da vicino, così almeno. Sì, camminano su due zampe, quindi. Sono bipo. Com'è che si diceva? Bipedi, sì. Quadrupedi per quattro zampe, sì. Madonna mia, sono stranissimi. Gulper, questo è leggendario persino. Vabbè, comunque danni glieli facciamo, eh. Poi dobbiamo anche usare altri tipi di armi. Allora dobbiamo studiarci questi nuovi tipi di nemici, perché non li abbiamo ancora mai fatti. Quindi. Shadow,
Posso scendere? Io scendo, che me frega. Di sopra non mi va di starci. Ecco, facciamo un pochino tutto. È stranissimo sto nemico comunque, è figo. Oh, buono, stronzo. Ah, l'ho fatto pian colpo quello. Vai, vai, mori. Mori lezzo, 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 olle. Perfetto. No, guardate la nebbia. Arriva qualcosa. Oddio, che altro ci sta? Cosa sono qui? Sono rana pescatrice. Sono troppo forti sti nemici. Mamma mia, lezzi, 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 morite tutti, morite tutti. Non mi dovete rompere le palle. C'ho da fare, c'ho da fare. Levatele, ok. Siamo al sicuro. Bene, ottimo lavoro. Aprite il cancello. Ora possiamo rientrare. Difendi lo scafo, parla con il capitano Avery. Mamma mia, sono bellissimi. Guardate la roba che c'è, pure la canna da pesca. Sul serio? Ok, no, sono bellissimi sti nemici. Se, allora, questa qua sembra tipo una rana, anche se in realtà non è una rana, perché l'abbiamo vista poco fa le rane. Posso prenderli? Sì, posso spostarli. Cosa sembrano? Sembrano tipo, anfibi, sì. Coccodrillo modificato? Una serpente, un qualcosa? Non lo so, voglio vedere ste rane però. Qualcuno che c'ha la testa? Mio Dio. Sangue irradiato. Canne di rana pescatrice. Wow, no, bellissimo. Questo posto ce lo vedremo tutto quanto. Voglio vedere tutto. Però signori, ci parleremo nel prossimo gameplay con il capitano Avery. Che poi dopo c'ha lo stesso nome di Uncharted 4. Sì. Si chiama così, no? Avery, sì. Sempre capitano collegato. Vabbè, dettagli dai. Quindi signori, io vi saluto qui. Spero che questo primo episodio di questo nuovo DLC vi sia piaciuto. E quindi niente signori, ci vediamo nel prossimo gameplay. Un saluto. Ciao ragazzi.